Oh, buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. E ben ritornati sul mio canale. Come state? Beh, spero tutto bene. Se vi ricordate, quest'estate, verso settembre-ottobre, ho pubblicato un video della mia prima collezione di scarpe che tengo, ovviamente, diciamo, dove abito, a Molveno. E oggi, visto che fuori è una brutta giornata, volevo parlarvi della mia seconda collezione di scarpe, cioè quella che tengo qui generalmente da mia mamma quando, diciamo, è inverno o autunno e primavera. Allora, iniziamo. Prima di iniziare con il video, vi chiedo di iscrivervi qua sotto al canale, di lasciare un bel like a questo video e di lasciare un commentino su questo video per dirmi un vostro parere. Seguitemi su tutti i miei social network, Instagram e Facebook, e andiamo avanti allora, con il video. Iniziamo subito con questi scarponcini. Questi scarponcini hanno più o meno 10-12 anni, perché prima li usava mia mamma, dopo li ho usati io per quando andavo in gita. Per quando uso tuttora e speriamo di iniziare a lavorare. Comunque questi, lo scorso inverno li ho usati per andare a lavorare. Sto usando in questi giorni per spalare la neve, visto che continua a nevicare in questi ultimi giorni, e posso dirvi che ormai hanno fatto il loro corso, si stanno consumando, dentro sono un po' consumate, però hanno sempre fatto il loro lavoro. Certo non sono impermeabili, perché dopo un po' che si bagna sopra il piede dentro si bagna, però posso dirvi che non è un brutto scarponcino, non è scomodo ma neanche comodissimo. Comunque dai, posso dire di essere abbastanza soddisfatto. Dopo passiamo a questo paio di fila qua. Come avete visto, ormai io sono innamorato delle fila, ne ho due paia a Molveno se non sbaglio, e più ne ho qui altre. Comunque adesso ve le faccio vedere con calma. Queste sono quelle che uso, sono state il primo paio di fila che ho preso, e bianche in pelle, le uso per fare dei lavori, tipo se devo pulire la bici, se voglio andare a sciare, usare una scarpa abbastanza elegante. Ormai hanno anche queste 2-3 anni e io mi sono sempre trovato bene perché sono comodissime, non posso più farne a meno. Hanno questa suola, diciamo, un po' rialzata, ma in sé, cioè, unisex, perciò le può mettere chiunque, dai ragazzi agli adulti, e sono imbottite di tessuto e molto comode, e le usate veramente veramente molto. Le uso abbastanza spesso quando devo andare anche a fare un po' di spesa qui in cooperativa. Le uso queste senza usare altro paio di scarpe. Comunque queste qui sono delle scarpe bellissime, hanno questo logo della fila metà blu e metà rosso, e anche dietro uguale con scritto fila in bianco, e una cornice, diciamo, che circonda tutte le scarpe con scritto fila e uno sfondino bianco. Comunque veramente comode. Dopo passiamo a questo paio di Superga, che hanno 355 anni, però ultimamente non le sto più mettendo. Le usate l'anno scorso per andare in ferie in Egitto, quando siamo andati sui cammelli, quando siamo andati con i quad nel deserto, quando dovevamo fare qualche gita io e mia mamma, che siamo andati in Egitto. Io ho usato queste per non rovinare altre paio di scarpe, che per la sabbia queste sono leggerissime, poi in Egitto facevano 36 gradi, perciò più che queste, per tenere un piede leggero, sono più che sufficienti. Come vedete sono abbastanza usurate. E sì, ne ho avute quante, però adesso non le uso. Se mi si dovessero distruggere altre scarpe, ho queste, ma anche queste non so quanto dureranno ancora. E niente, sono in tessuto, molto leggere, e niente, hanno questa suola antiscivola, ma in realtà non sono antiscivola per chi le conosce, ma sono molto scivolose sul bagnato o su quando si incontrano quelle, diciamo, gradinate di ferro dove filtra l'acqua. Sono molto scivolose e niente, le userò ma non so quando. Dopo passiamo alle famosissime Nike Air Max 97. Queste, se vi ricordate, le avevamo unboxate questa primavera, verso aprile se non sbaglio, o marzo, adesso non mi ricordo. Le avevo comprate sotto quarantena praticamente, e le ho usate abbastanza spesso, vi posso dire. Anche ultimamente che sono qui da mia mamma le sto usando molto spesso, e mi mancavano perché ne avevo avute un paio vecchie, ma parliamo di 6-7 anni fa. E niente, dopo mi sono ripiaciute, le ho pagate 150 euro se non sbaglio, che erano abbastanza scontate, se no costavano 180. E sono nere, hanno un po' di tessuto e un po' di pelle, diciamo, sì dai, diciamo pelle. Questa suola molto nuova, che praticamente sì, le usate, però essendo abbastanza maniacale nel tenere le mie cose, e le sto tenendo bene, perché con tutto quello che costano 150 euro, cioè voglio dire, sono soldi. E niente, questo è l'altro paio che vi consiglio di prendere, perché sono veramente comode, belle, quindi queste ve le consiglio alla grande. Dopo passiamo alle Alexander McQueen. Queste qui ve le avevo già fatte vedere in qualche outfit, se vi ricordate, che ho già pubblicato qui sul canale. Era il video del il mio outfit, vi avevo fatto vedere questo paio di scarpe Alexander McQueen con un paio di jeans. Comunque sto pensando di fare un altro video sul mio outfit, però adesso penso bene come poterlo fare per non stufarvi. Queste Alexander McQueen sono bellissime, hanno questa suola rialzata,
sia da uomo che da donna. Per fortuna c'è una marca che fa, che ci pensa sia uomo a donna come fila, e totalmente in pelle. Queste qui vanno bene per l'autunno, l'estate ve le sconsiglio perché ci bollite dentro di piede, anche l'inverno se non fa troppo freddo, che non fa meno 20. Hanno questi lacci in tessuto, scritta Alexander McQueen sulla linguetta. La suola possiamo dire che tiene abbastanza anche sul bagnato. Dopo ovvio, se beccate una lastra diciamo di ferro, come dicevo prima, delle gradinate dove filtra l'acqua, con queste fate un volo che vi scordate. Sono leggerissime, non sono neanche pesantissime, io le amo perché sono comodissime anche queste. Non pensavo, anche la loro suola non si sente che è rigidissima, però ci fate la mano come qualsiasi scarpa. Hanno questo bordino blu sulla parte del tallone che prende fino a un quarto della caviglia, con scritto sempre Alexander McQueen. Queste le avevo pagate 300 euro, no di più, 3,95, e le avevo prese al Rinascente a Milano quando sono andato giù con un mio amico. Quindi anche queste, se state cercando un paio di scarpe che vi durano soprattutto, queste sono ottime. Dopo passiamo a questo paio di fila, come ovviamente sapete ormai le amo. Questo qui è, diciamo che è stato il secondo o terzo paio di scarpe che ho preso, nere con il logo in oro. Anche la fila dietro c'è scritto è in oro, come la scritta sulla linguetta davanti, totalmente in tessuto. Queste non sono pesantissime per l'inverno, però per l'autunno e o l'estate o la primavera queste vanno benissimo, perché non vi suda il piede, e se tiene una temperatura esterna di 25-26 gradi non ci sudate dentro. Niente, la suola è sempre la stessa, sempre unisex, e anche queste mi sembra che non si trovano più di questo colore qui, però le trovate di altri colori se siete interessati. Io ve le consiglio perché sono comodissime. Dopo passiamo un altro paio di fila, questa volta grigie. Queste qui sono molto più imbottite, infatti le uso molto l'inverno quando vado in giro, perché almeno quando fa freddo freddo sotto lo zero queste qui sono perfette. Hanno come quelle bianche, però al contrario, hanno sopra il rosso, sotto il blu, e con scritta fila. Anche davanti hanno la scritta fila blu e rossa, con la suola antiscivolo e color arancione, tipo quelle che si possono usare per andare in palestra a far ginnastica. Se siete interessati, queste sono ottime per andare a far ginnastica, perché hanno, o anche quelle bianche perché sono comodissime e molto robuste se le volete che non vi partono le caviglie. Hanno scritto fila anche sulla parte esterna della suola, molto molto comoda, e la stessa cosa di quelle bianche, hanno la scritta fila su tutto il bordino di cornice della scarpa e col sottofondo di grigio. Anche queste ve le consiglio come sempre. Comunque se non trovate di questi colori qua, le trovate di altri colori, che tanto ne fa di tutti i colori fila. Dopo passiamo all'ultimo paio di scarpe, sempre di Alexander McQueen, stessa cosa di quelle bianche con lo sfondo blu sul tallone, Alexander McQueen sulla linguetta, lacci in tessuto. Queste sono totalmente in tessuto, veramente bello. Hanno la scritta Alexander McQueen sul tallone con uno sfondo in pelle, dentro completamente in pelle come quelle bianche, stessa suola leggermente rialzata e con la scritta Alexander McQueen sotto sulla suola, e niente, e anelli in plastica dura o acciaio, adesso non lo so. Comunque anche queste ve le consiglio perché le trovate sul sito Alexander McQueen, e anche queste costano sui 3,95 se non sbaglio, però ne vale la pena perché vi durano un sacco e sono bellissime. Bene, spero che questo secondo video, seconda parte della mia collezione di scarpe vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un bel like, mi renderebbe veramente felice. Iscrivetemi qua sotto al canale dove c'è scritto iscriviti in rosso. Seguitemi su tutti i miei social network, Instagram e Facebook, e lasciatemi qua sotto un commento di cosa ne pensate della mia collezione di scarpe. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!